Te dici lo studio in camera tua, però. Ma è enorme lo studio. Registra là. Ma la scrivania è enorme. Ma lo studio è enorme. La scrivania è 20x10 la scrivania. Centimetri, cioè un foglio a 4. La scrivania che devo prendere nella stanzetta, cioè quella che sta sopra, è 119x59, esattamente come la volevo io. Esattamente come la volevo. Bicicletta. Bicicletta? Tra 2 minuti, se iniziamo. Potrei registrare lo schermo. Allora, come vi dissi un po' di tempo fa, ecco, questa serie spero che possa iniziare con questi due baldi giovani. Ecco, direi che possiamo iniziare. Forse si sentirà un ventilatore girare, però fa un caldo incredibile. Perché qui c'è un ventilatore che gira, effettivamente. Eh sì. Allora, direi che possiamo iniziare. Chi parte con il primo elemento? No, inizia tu, poi... Inizia tu, dato che sei il proprietario del canale YouTube. Allora, direi di partire con... Allora... Bicicletta. Bicicletta, allora. Filtra. Cominciamo al prezzo. Ordina per prezzo del prezzo. E poi, siccome molti prodotti non hanno le recensioni, fai così. Così ci sono le recensioni belle. E qual è la bicicletta? Dovresti prendere tu l'iPad, perché noi non sappiamo che c***o di bicicletta è. E il fatto è bello che non è una bicicletta, è questo zaino. È uno zaino da bicicletta. No, è uno zaino da trekking. Oh, aspetta. Quanto vuole? Generico 16.000 euro. Zaino tattico per sport all'aperto, campeggio, escursioni, militare, resistenza all'acqua. 35 litri. È un buon zaino, assolutamente. Anche le recensioni sono buone. Tattico senza compromessi. 15.000 euro sono una bella cifra, ma lo zaino è senza compromessi. Dotato di qualsiasi elemento necessario in Siria. Per la passeggiata in centro a Cortina, quanto diverso. Ah, è a Cortina perché ti fa vedere che c'è lo zaino da tenda tattica. Quattro stelle perché il Navisir compreso nel pacchetto pretende 2 pasti al giorno. Ma io li metterei bene al grido direttamente. Che dire, li vale davvero tutti 15.000 euro. Se lo lanci in aria si monta in una tenda con tanto di cucina e frigo bar in soli 2 secondi. E tra l'altro, inoltre, se ti trovi nel deserto e non sai come sopravvivere, è incluso nello zaino Bear Grylls. Ah, ok. Oppure io immaginiamo tipo Cannavacciuolo, quando apri esce la cucina che c'è Cannavacciuolo, passo un banno carta. Certo, mi passo un banno carta, quello è... Si mette già all'opera. Che c***o è HP Pencil? Matite per 6.000 euro. Che c***o? Preaffilate, corregge la postura. Ho capito, ma delle Dio santo super... nome matita innovativa. Specifiche di ricarica HB. Specifiche di ricarica. È una normalissima HB. Ma scusa, posso? Che ci vanno altri problemi. Non è neanche 6,90 m, no, è 175 mm. Ti devi vedere pure a millimetro. Per matite perfette. Ero un po' diffidente per il prezzo un po' alto, ma poi le ho ordinate. Comunque mi sono stupito quando ho aperto la scatola e ho visto le matite già temperate. Sono ineguagliabili, si può cancellare la scritta appena fatta e non solo. Le ho date ai miei figli per andare a scuola e non hanno mai preso più tutti i voti. Cosa chiedere di dopo più? Che hai fatto un mutuo per prendere? Beh, certo. Si è ipotecato a casa? Questo prodotto l'ho cercato io personalmente a casa in una seduta, in un meeting di lavoro. Sul mentre gabinetto. Stava a c***o. Ecco. Sul gabinetto. Siccome siamo in estate, il ventilatore così siamo a tema. 23 euro. Quello lì conviene. Non mi preoccupare perché... Allora... 15.888 euro. Ma per qual motivo? Aspetta. Però ho visto un telecomando, quindi... Il fatto è che stiamo all'ultimo piano. È morto un bambino? Si è scritto un piccione. Ventilatore telecomando pelletta, ventilatore piano, ventilatore pavimento. Può riservare il tempo in anticipo. Che cazzo, ti ferma il tempo, capi? Tipo, un pulsante. Allora vale... Un pulsante di riafresca, aioni negativi. Aioni negativi positivi. Aromaterapia scatola. Scatola, però l'aromaterapia scatola. No, qui c'è da vedere. Allora, è un ventilatore con i controcolori. Cioè lo Zephyr da 30 euro l'hanno venduto a 16.000. No, non è questo qui è quello che è rimasto. Lo Zephyr a 30. Questo è il quello... filtro della piscina, cioè. Esatto, questo è quello che è rimasto dalle cose. Il filtro dell'olio del tipo. Questo qui è il filtrino, cari, filtro a cono sportiva. Tant'è ecco. Vero, ti ho dato filtro a cono, tant'è vero. 55 va. Ha un filtro a cono non a caso, perché ci sta un tizio sotto nei commenti che evidentemente l'ha comprato, che a quanto pare... Capito? Solo posso costruire la casa attorno. Dov'è? Aspetta, non l'ho visto. Ne ho comprati 5. Aspetta, questo è scritto col telecino. Aspetta, ci sta uno che l'ha comprato non a caso e ne ha pure un utilizzo particolare, specifico. Per quel pezzo si era aspettato un sequenziale a 8 marce. Invece ne ha solo 3, come la Jeep Willys.
capito? Vai a marcia, c'è il filtracuna non a caso. È una G. Ora posso costruire la casa attorno. Ottimo, ne ho comprati 5. Uno per stanza, a breve effettuerò un nuovo ordine per altri 5 per il piano terra. 150.000 euro di pinguini. Ora posso fare il mutuo e costruirci la casa attorno. Però almeno c'ha il ventilatore nella panica. Utilissimo perché ha qualche spicciolo in tasca da spendere. Acquisto consigliatissimo. L'unica pecca a velocità 3 si crea un tornado che vi porterà fino al regno di oggi. Voglio dire, per quello che lo paghi io me l'aspetterei anche. Cioè è un piccolo tornado. Calcio la luce. È un piccolo tornado in miniatura. A proposito di luce, cerca luce. Luce. Quanto generico luce. Ecco. Luce. Aspetta, aspetta, aspetta. Luce. Eccola. 36.000 euro. Ma deve essere in oro puro questa roba qui. No, non era. Effettivamente, allora, 24 carati. Non era, forse anche poco in realtà, eh. 24 carati. Questa era 12.000 kg sta roba qua, ma vedi come cazzo. Ti arriva il corno in Bartolini, è dedicato a te, arriva il proprietario che ti fa la faccia, ma finalmente un c***o che ha comprato questa roba. Luce e colore si fondono insieme al flusso delicatamente del paralume, no, paralume più o meno. 36.000 euro di lampadario, non è un paralume. Ecco, vedi. Perché, chissà perché senza recensione. Io questo volevo. Quello voleva. LED decor Ring of Fire. 14.000 euro. 36 watt. Ma costa di più di una Renegade. A proposito di Jeep. C'è cazzo. 36 watt. Beh, è tutto LED, voglio dire. Ci mancherebbe. Ho capito, ma deve essere a LED per 16.000 watt. Mi deve fare sta roba qui. Tra l'altro, cioè... fun fact, Marco sta con le ciabatte. Quindi fa caldo. Luce calda a 3000K. A sospensione moderno oro opaco LED. Qual è l'anticipo che devi dare quando lo compri? Se no Amazon ti fa passare 3000K. Direi pure sì. Consumo energetico basso, lumina decorare. Il titolo è un clickbait. Questa lampada mente. Quando ho letto il Ring of Fire credevo fosse... Credevo che una volta accesi sarebbero scoppiati per creare un cerchio di fuoco. Invece quando sono riuscito ad appendere il soffitto e ad accenderla mi è stata consegnata una bolla papale dove vengo eletto santo. La bolla papale? Nell'arbusto ho trovato anche un'aureola in grado di illuminare tutta la casa e credo che intendesse questo per anello di fuoco. Ora gruppi di pellegrini vengono a venerarmi ogni domenica mattina quando faccio la barba, poi il pomeriggio mi metto a leggere gli ingredienti per cucinare il mio polpettone di melanzane. 3 su 5 è il mio voto. Cioè, secondo me tipo ti si apre il portale come Doctor Strange. No, proprio. Ci prendi... Ecco come arrivano i pellegrini. Credo che questo sia anche peggio. Esatto. C'è cioè, la striscia di LED 9900. Io che mi stavo lamentando per quella della Philips. Colore fatto su misura. È un colore sì, perché un colore... va al di fuori dallo spazio. Ah, ecco perché fatto su misura tu puoi chiedere 16.000 km e te li fa per 9.000. Sì, infatti, finché ti dici 16.000 km te lo fanno pagare 9.000 vedi, euro. Vedi, 80 metri 500. No, Stefano, 16.000 km 9.000 euro la farò. Ma fatto su misura, cioè posso chiedere un chilometro, 40 km, pago sempre 10.000 euro. Esatto. È un po' una c***a sta cosa, eh? Cioè, quindi ti conviene prendere 16.000 km e poi comprarti, non lo so, l'America per metterlo tutto attorno casa, alla casa, non la faccio, cioè non compro la vernice, compro direttamente i LED. Se ci fai il muro. Faccio direttamente. Ma neanche avanza tantissimo. Ehi sì, fammi quel muro giallo. Sai che figo, potrebbe essere da fattibile. Posso mettere la mia? Sì, vai. Allora, questa è la mia. Questa scheda. L'ho cercata Stefano. Cioè. Scheda. Scheda. Cioè, nulla, solo scheda. Scheda. Questa più generica del mondo. E ok. Escono tra l'altro, quasi. Ok, Samsung, ok. 53.000 euro di firewall. Se scrivo scheda. Hai me della Cisco. Con 20 euro di spedizione, tra l'altro. Non inclusi nei 55.000. No, 53.000 euro me la deve portare in mano. Il CEO di Cisco, direttamente. Ma veramente. Ma che cazzo. Però, tre nuovi EUSAT da 34.000 euro. Ah, poi abbiamo la PNI. Ah, quella della Travo. Fa sempre le schede incredibili. La PNI, sì. Quella della Travo. Cisco, sempre Cisco. A quanto pare Cisco è la Rolex delle schede. L'Exal Professional. Beh, oddio, sai che... No? Ok, 540 megabyte al secondo. Per 256 giga, diciamo che... Sono comunque 2634 euro. Ho capito, ma in realtà potrebbe anche starci. Ordino. E metti anche le recensioni dal... Perché ne ho vista una. Eccolo là, il primo.
bonsai di pino nero. Va bene, questo viene 4.000 euro. Vabbè, vedi che i bonsai costano. No, 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 4.000 euro ci sta. 4.000 euro ci sta. E peso di spedizione 85 kg. Che viene il bodyguard a portartelo, per quanto... Quello è il bodyguard che te... Poverino, giustamente. La pianta pesa, oh, 200, no. La pianta pesa 200 grammi, il bodyguard invece pesa 80. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Da quando ho fatto questo incredibile acquisto non potevo più preoccuparmi di comprare il vino del supermercato o rischiare che sia un'essenza. L'unico consiglio che mi sento di dare è quello di mettere dei materassi sotto in modo che le bottiglie mature cadendo non mi rovinino il parquet. Il parquet. Io a casa ho la pietra, quindi come pavimento. Si rovina la bottiglia, diciamo. Tavolo, io non ricordo che cosa ho trovato con tavolo. Tavolo. Secondo me è un tavolo. Il fatto è che poi le cose più belle me le sono segnate, qui non c'è un tavolo. A meno che non sia... È benissimo, si sente il ventilatore quando gira a sinistra, ma... No, 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 metti sempre la... No, 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 aspetta, aspetta tu. Caligaris. 34.000 euro? Hai sputato un bambino. Oh. Ma ti danno direttamente tutta la stanza? No, non la casa mi devono dare per 34.000 euro. No, non è IKEA quello. È praticamente ti compri il 50% delle azioni IKEA. Diventi maggior azionista. Beh, no. Sì. Eccolo qua, ecco allora dove l'ho trovato questo coso. Tu poi mi spieghi con tavolo che c'entra. Perché è un oggetto che tu appoggi sul tavolo. È possibile creare un vortice, e poi una domanda, è possibile creare un vortice spazio-temporale con quello che costa vuoi tornare indietro. Indietro, a inventare Google, almeno riesco a pagarlo. Ciao, grazie per averci risposto. Iniziamo col dire che ogni pentastellare frullatore che produciamo è fatto di nanoparticelle di iPhone X. E in ogni nanoparticella c'è un micro nano cinese che ripara questi minuscoli e infiniti fontane. Andando sul libretto delle istruzioni potrai cercare un modo per educare questi micro nano cinesi e creare micro nano cinesi computer tratti dai processori della Apple, che a loro volta troveranno la soluzione alla domanda che da millenni pervade l'uomo: è possibile viaggiare nel tempo? E se leggo Gianluca Giurato un dizionario, da che parte cadranno a terra? Cosa immagini? Ora poniamo una domanda a te. Luca, ne vale la Luca pena? Luca Giurato e dizionario is the new gatto e marmellata. Vista la macchina, considerato il prezzo di fascia media, ci aspettavamo qualcosa di più. Ma non è che il bimbi costa così tanto? No, ma io per Philip non intendo Philip. Io per Philip non intendo... A quel prezzo non voglio Philip. Voglio Philip, l'indiano che mi... Quello che di Checo Zalona. Che mi pulisce casa, davvero. Che tonto. 1.400, 1.300, 1.200, 1.700. 1100. Unità di misura 1100. Ok, c'era orologio. Vabbè, sarà per la prossima. Sarà per la prossima volta. Ma letto Burger King? Perché l'industriale, cioè, ti porterà a lavorare al Burger King. Sì, ora finisco di registrare questo video e vado a pagare. Anche se non c'è il Burger King. Si va a pagare il MacBook a Burger King. Anche se non c'è il Burger King. Sperando che sia uscito qualcosa di recente in questo video. Assolutamente no, ne dubito proprio. Ciao amici. Ciao. Non si sentirà niente. Spero che questo video vi sia piaciuto, alla prossima. Ciao. Interrompi. Interrompi. Che sta una persona?